Ciao ragazzi e benvenuti al nostro nuovo appuntamento con i grandi classici arcade. Approfitto di questi secondi per ringraziarvi del supporto che mi state dimostrando su Facebook e su YouTube. Grazie davvero, questo conta tantissimo per me. Oggi siamo nel 1986, anno in cui Sega pubblicò un videogioco a tema di corse con le motociclette da enduro. Un camminato che quando entravi in sala giochi e lo vedevi dicevi che bello, perché aveva una moto sopra quale potevi sederti per giocare. Avete sicuramente capito di che cosa stiamo parlando e quindi vi lascio alla mia recensione di oggi. Per voi, Enduro Racer. Tra i tanti videogiochi con i quali Sega dominò il mondo degli arcade, ci fu una categoria che spiccò in quanto dedizione da parte del team nel proporre titoli a tema che regalassero esperienze sempre più realistiche ai videogiocatori. Sto parlando dei capitoli inerenti alle corse. La fine degli anni 80, vi ricordo, fu il periodo in cui uscirono pietre miliari come OutRun e Hang On, entrambi sviluppati su cabinati unici, bellissimi, rigorosamente a tema e con una marcia in più, la possibilità di salire davvero a bordo di una Ferrari o in sella ad una Superbike per godersi la sensazione della velocità con panorami mozzafiato. Poi c'è anche il caso di Afterburner, ma ne parleremo con calma al più presto. Pazzi. Questa mossa fu un successo così strepitoso che Sega volle offrire di più ai suoi fedelissimi, pubblicando nel 1986 Enduro Racer, una gara con motociclette da enduro su strade sterrate, dove l'obiettivo è quello di arrivare alla fine del percorso prima dello scadere del tempo. Ah, dimenticavo, ovviamente con panorami bellissimi. Inserito il gettone, ti troverai già sulla linea di partenza e avrai 3 secondi prima del go, che dichiarerà l'inizio della gara. I comandi sono ovviamente il tuo corpo. Piega a destra e a sinistra per ottenere lo stesso effetto nel gioco, mentre con le mani darai gas e frenerai. Lo schermo di gioco è molto colorato e intuitivo. Se guardi in alto, troverai l'indicatore del tempo sulla sinistra e il top score da battere, mentre a destra avrai la velocità e il punteggio. Si comincia da una strada asfaltata modificata, ma ben presto troverai una rampa di salto, seguita da pietre pericolosissime sparpagliate sulla carreggiata. Prendi la rampa al massimo della velocità e mentre sei in aria cerca di direzionare il tuo atterraggio in un punto sicuro per evitare l'impatto coi sassi e cadere rovinosamente a terra, perdendo un sacco di tempo prezioso. Dalla verdeggiante pianura passerai ad un deserto con delle rovine, molto simile ad OutRun. La strada prosegue poi in mezzo ad una risaia dove troverai per la prima volta del traffico da evitare. Terminate le risaie, via! Di nuovo nel deserto con un bellissimo tramonto sullo sfondo. E per finire, direttamente in mezzo al mare. Tutta la tua partita sarà condita con un piacevole background musicale che ben si adatta alle diverse ambientazioni. Altro punto a favore, il fantastico effetto delle moto avversarie durante i sorpassi o i testa a testa, fedelmente riprodotto. Il cabinato venne pubblicato in due versioni, la già citata sit down e quella verticale, che comunque offriva un manubrio sterzante altrettanto divertente. Enduro Racer, sebbene non abbia mai raggiunto la fama dei suoi predecessori, resta un fantastico passatempo che merita più di un vostro gettone. Sarà anche virtuale, ma una volta saliti a bordo di quella moto, tutto sembrerà così vero. Anche per oggi la puntata termina qua. Ti ringrazio per avermi seguito e spero che lascerai un bel like su Facebook o addirittura ti iscriverai al canale YouTube. Sala Giochi, Back to the 80s. Ciao!